È ancora presto naturalmente per esprimere un giudizio compiuto, ma avvio di campionato senza dubbio promettente. 7 punti in 3 gare. In questo primissimo scorcio il Pescara ha dimostrato di essere squadra da sottolineare, altresì la capacità di restare in partita nei momenti meno propizi e la già buona condizione fisica determinante nei 20 minuti finali dell'ultimo match in terra romagnola. Al Romeo Neri prestazione solida ed efficace. Ora la neopromossa pianese, squadra di Piancastagnano, appena 4.000 anime in provincia di Siena, team allenato dal pescherese Fabio Prosperi, 45 anni, una gavetta infinita. Baldini recupera Pierozzi, soprattutto Merola che dopo il lungo stop ripartirà dalla panchina. Tugnov, affaticamento al flessore, e Vergani non saranno rischiati. In attacco conferma per Tonin, a centrocampo Lonardi e Balzania dal primo minuto. Ecco dunque il probabile 11, Plizzari tre pali, in difesa Pierozzi, Brosco, Pellacani e Crialese. In mediana Valzania, Lonardi e D'Agasso, davanti Bentivegna e Cangiano a supporto di Tonin. Per la pianese 4 punti in 3 partite, meno di quanto avrebbe meritato. Aggressività, organizzazione e tanta corsa, ma con una mentalità propositiva. Basti pensare ai braccetti della difesa a 3 che spesso si propongono nello sviluppo, andando anche alla conclusione. È il caso di Polidori, una rete col Perugia e un'altra negata dal portiere del Campobasso Guadagno. Insomma, la pianese non è affatto da sottovalutare. Serata speciale, come si diceva, per il suo allenatore Fabio Prosperi, pescarese doc, figlio di Edmondo, bandiera ed ex capitano del Pescara di tanti anni fa. Sistema di gioco 3-4-2-1, out Capanni e Fre, il probabile 11, Boer tre pali, in difesa Polidori, Pacciardi e Chesti. Sulla fascia destra occhio alla spinta costante di Boccadamo, a sinistra Nicoli, in mezzo al campo il 34enne Simeoni, oltre 250 presenze con i toscani. Al suo fianco probabilmente Oger, ex Salernitana e Foggia, nel 2022 promosso in B col Palermo proprio di Silvio Baldini. Il ganese è in vantaggio su Proietto, tra le linee Mignani e Falleni, a ridosso di Sorrentino. Il tecnico Fabio Prosperi. Affrontiamo la squadra con dei, intanto con un allenatore di assoluto livello, un allenatore che ha fatto tanti anni la Serie A, quindi un allenatore di assoluto livello, una società molto blasonata, una società che quest'anno è la prima volta che fa per tanti anni la Lega Pro, perché ha sempre balzato tra la C, la B e un po' di Serie A, quindi cioè, sono tutti i presupposti per trovare una partita bella, ovviamente difficile perché il valore degli avversari, dei giocatori è anche un valore molto elevato, ha una rosa ampia, importante, con una squadra di grandi valori fisici e tecnici, quindi ci toccherà provare a fare la miglior partita possibile per cercare di mettere in difficoltà.